Se questo video fa 150.000 like, ma almeno 3.000 commenti, non di meno, torniamo a fare quella challenge di pizza. Si fa per davvero. 150.000 like, prendo 7 persone comunque per la challenge, perché servono 7 persone, pago il biglietto a tutti e vi porto in America. Sei pronto? Oggi cibo gigante a Los Angeles. Robe mostruose, so tipo i cibi finiti nell'acqua calda ingranditi. Amore, ricordami così. Ancora secco. Perché? Sto andando a mangiare i cibi giganti di Los Angeles, quelli dove fanno le food challenge. Infatti guarda, panno e sasso, qui ci sono già troppi addominali per i miei gusti. Ciao ragazze, divertitevi. Allora, ci siamo separati dagli altri, io e il Bonzini. Voi dovete sapere che in America gli piace fa quelli che ce l'hanno più grosso. Ma proprio è una costante da parte loro. E le macchie più grosse, i palestrati sono più grossi. Sì, sì. E il cibo anche è più grosso, oltre a avere il testosterone dentro, sì. Tantissime volte c'è la GH dentro il pollo. Ma cosa più importante è il cibo. Creano delle food challenge ovunque. Quindi primo posto, partiamo bassi, cinnamon roll gigante. Trovato su internet. Cioè in realtà non sappiamo se sarà buono o no. Cinnamon roll è buono, se lo fai gigante perché non deve essere mega buono? Allora il posto dovrebbe essere qua, siamo da Lodge Bread, dove fanno degli sfogliati, fanno artigianale, tutto artigianale, fanno la pizza. Non me l'aspetto, dai. Dai. Poi la pala in legno, bello. Madonna, sei grosso. Vabbè, quello è nostro. Ci hanno dato il numerino. Cioè, non abbiamo dovuto specificare il fatto che volevamo quello gigante. Loro hanno solo quello. Allora, ci mettiamo qua e ce lo portano. Comunque ci è costato $12.50 incluse le tasse. Questo video verrà separato durante i vari giorni che siamo qui a Los Angeles, perché la roba è grossa, digerirla ci vuole. Sei pronto? No, io ho paura, ragazzi. Questo si finisce tutto. Si sente perché sono gastato 15 kg quando faccio questo lavoro. Lo apro, anche se l'ho già aperto, ma ho paura. Porca vacca, raga, che cosa c'è sopra? Burro, zucchero e vaniglia, questo il frosting. Io non ci credo che pesa così tanto. Cazzo, come pare? Oh, tutto bello crociato, guarda le pareti. Cazzo, bello, eh. No. È caldissimo poi. Cos'è questo? Non ho idea, prova a bucarlo. Ma che è? Mettiamo la mozzarella di bufala! Essendo che è tanto frosting, lo usi per inzupparlo nelle altre parti, no? Ah. È così, prendi un po'. E bocca anche quanto è buono. Madonna! No, ma l'impasto è... non è reale. La consistenza è croccante fuori, ben tostato, la parte interna è morbidissima. Il sapore di cannella nel cinnamon roll deve essere equilibrato. Qui c'è un equilibrio perfetto e sto frosting non è troppo zuccherato. Anzi, con la cannella te lo fa scendere veramente bene. Assaggia, innamorati, concludiamo le nostre calorie di oggi qua. Allora vado a attaccare il cuore. Buon appetito, ragazzi. Cos'è che dà marcia in più anche? Una scorza d'arancia, sì, e il frosting. Incredibile, dà proprio il tocco di freschezza. Lodge Bread. Prossima volta viene a Los Angeles, quel coso $12, ve lo dividete anche in 5 volendo, anche 6, senza problemi proprio. Io me lo sei mangiato tranquillamente da solo, però ora ne portiamo un pezzo agli altri e andiamo a comprare anche un altro dolcetto, mi sa. Prima del secondo posto, che siamo già qua davanti, sono molto curioso perché questo è probabilmente un fallimento. Allora, in questo momento tu non ti trovi in macchina a girare un video. Okay. Tu in questo momento sei nella parte sponsor di un video. Allora, secondo me già conosci Letyshop. Letyshop è un servizio di cashback che ti permette di comprare online qualsiasi sia la tua tipologia di acquisto. Non devi pagare nulla, semplicemente tu passando dall'applicazione vai direttamente nei siti affiliati che offrono il cashback. Esempio, per prenotare il viaggio che abbiamo fatto qui a Los Angeles, noi abbiamo usato i Dreams. Ok. Sui Dreams c'è il cashback. Cioè te scarichi l'app e via? Esatto, ma anche su MediaWorld, Zalando. Sono 3000 siti affiliati che ti permettono di fare il cashback. Perché chi offre il cashback porta semplicemente più clientela al proprio sito. Quindi io anche con Okami magari potrei fare la stessa cosa. È ora di fare shopping allora. Trovate il link per Letyshop qua sotto in descrizione. E in questo periodo natalizio, che facciamo tanto shopping online, il cashback è ancora più alto. Abbiamo più cashback su tutto quanto. Quindi vi lascio il link sotto in descrizione, andate a dare un'occhiata. Questo posto qui, The Red Chicks, e dovrebbero creare questo panino se io lo prenoti. Vediamo se si può prenotare. How does it work, the giant burger? Ah, we're on there. This is just for video. Sapevo che era una truffa, ci hanno ingannato. Prossimo cibo, super tipico qui in America, le donuts. Però potevamo prenderla dalla più famosa, quella grande, che è da Randy's Donuts. Ma noi qui stiamo cercando di far conoscere posti nuovi. Cibi giganti, ma buoni anche. Esatto, quindi DK's Donuts and Bakery. Questo qua dovrebbe fare una cosa molto particolare, vediamo se ce l'hanno, eh. Oh la madonna, oh la madonna quante. No, questa è buonissima, raga. Sta qui col pecon e lo sciroppo d'acero. Le cronuts. Che è l'impasto di croissant a donuts. Can I take this one, please?
Altro posto, ci hanno ingannato. Questi qui sono i robottini che fanno delivery. Vanno in giro da soli, consegnano il cibo. Tu e anche tu, voi dovrete fare un cinnamon roll più grande di quello che mangerò oggi. No, io accetto la sfida perché il cinnamon roll è uno dei miei dolci preferiti. Siamo in due, chicca! Sta simpatica, signorina. Tempo o meno. Questo me lo fai più buono di quello che abbiamo mangiato oggi. Yeah, quanto è buono? Buonissimo. È buono, Ricky. Ma cos'è la glassa? La glassa è burro, zucchero e vaniglia. So ah, ecco perché buono. Vabbè, ma normale, scusa. Ricordi che noi abbiamo mangiato caldo, eh. Tu lo vuoi uguale o lo vuoi fit? No, lo voglio fatto. Secondo me è meglio di come l'abbiamo mangiato, non lo fa. Questo lo vedrete non qua su questo canale, ma sul canale dei Two Food Fit Lovers. Io ti smerdo come non so cosa se non lo fai bene. Io mi incazzo. Ma proprio facciamo a botte, fra. Ecco il buon Digger che ha guidato. Siamo arrivati a destinazione. Guarda che italiani. L'italiano medio a Los Angeles. Prossimo posto ciambellone gigante. Spero che ce l'abbia questa volta. Come comunque hai capito perché si ingrassa, no? Quello abbiamo sgrammato con gli altri. Hanno apprezzato. Siamo da Randy's Donuts, quello famoso con la ciambella gigante fuori. Stavolta siamo venuti a questo. Se non c'è una ciambella gigante io mi sento male. Dovrebbe esserci questa, ma in versione giga. Eccola qua. La gente se la mangia così. Io penso che quella sia la taglia standard delle ciambelle texane. Cioè se vai in Texas quella lì è la dimensione standard. Ora ho vista quella. Ma questa? Quella con l'uno. Esatto, il crust. Impasto del croissant fritto e glassato. Poi c'è anche il maple bacon long john col bacon sopra. Prendiamo tutti e tre. Una, due e tre. Guarda. Porca boia. Tutta sta roba a $10. Super economico qua. Randy's Donuts, così. In bocca al sole. Amore, apila. Oh, madonna. Questo c'ha il bacon, eh? Sì. Guardate quanto è grossa. Pesa un botto. Porca vacca. Non ha senso che queste tre cose sono pagate meno del cinnamon roll. Allora, io partirei dal classico. Bellina. Ciambellina. Ciambellina, bro. Ciao, ragazzi. Buon appetito enorme a tutti. Se lo vedete il suo morso, il mio? No, però non vai stipi dentro, Cioè, a botte di zucchero, però l'impasto è bello soft, è buono. Ma è buono l'impasto? È buono. C'è solo troppa grassa sopra. Però il resto è buono. Io continuerei sul dolce. Cronny lo chiamano qui da Randy's. Non mangiare i più buoni. Peccato non è croccante. Però. Quello, ma aspettavo croccante. Delusione. Sì, è il maple bacon long john. Apriamolo. No! No! Come? Ma no, ma questa cosa è gravissima. È caramello, bacon. È un donuts lungo. No, un donuts lungo con sopra lo sciroppo d'acero zuccherato, la grassa e il bacon. Ma senti il profumo di bacon. No. No. Non riesco a passare giù. È inquietante, è uno di quei gusti inquietanti. No, però. Come dito nel culo. Mamma mia. Passiamo al prossimo cibo gigante. Piccolo extra in questo video di cibo gigante. Ci siamo spostati da Los Angeles. Dimmi. Pronta la cena. Porca pacca, poi. Ma io non sono qui per questo. Big Chicken, che non troviamo a Los Angeles, ma in questo momento siamo a Las Vegas. Ma il bello di questo ristorante, che è il ristorante di Shaquille O'Neal, dove il buon Francesco Zini sta facendo un video, io se mi allontano e mi avvicino da questo lato, trovo dei biscotti a misura di Shaquille O'Neal. Porca vacca, quanto cazzo sono grossi questi biscotti. Non ho mai visto una cosa del genere. Magari sono pure buoni. Porca vacca, $14 del biscotto. Beh, che enorme, Ma che stai dicendo? Biscotto Voice. Possiamo fare di meglio, secondo me. Basta. Sono? Millino. Sono tre etti. Tre etti abbondanti. Diamo un bel morso insieme qua. È insieme così? Oh, bello friabile. Croccantino. No, quello. È buono, non è in cubi. No, è buono. Questo è veramente buono. Ok, che è proprio il biscotto americano super burroso e zuccherato. Con questo, in tranquillità, ci facciamo tutto il viaggio di ritorno da Las Vegas a Los Angeles. 9 su 10 come biscotto americano. Come biscotto sì. Facile. Cioè, è difficile fare un biscotto così grosso e buono. Torniamo a Los Angeles, che ci aspetta ancora un cibo veramente grande. Questa scena non doveva nemmeno esserci in questo video, però fa molto ridere. Loro quattro, che sono gli unici rimasti in casa stasera, avete fame? Sto morendo anche perché oggi è il mio cheat day. Perché vado a recuperarvi da mangiare, ragazzi. Ho trovato un posto qui dietro che fa degli hamburger. Tipo così. Non devi guardare le mani, devi guardare il braccio. Vado a prenderlo. Ma sei sicuro? E costa $15. Fidatevi, porterò a casa la pagnotta. Sasage, yo, sasage. Forza macchina.
portaci a base. Il buon Digre ci ha accompagnato. Comunque non abbiamo avuto tempo di parlare in questa vacanza in un video di quanto è bello riaverti qui a Los Angeles. Hai visto? Io sono contentissimo che sono qua di nuovo, perché più vengo qui più mi innamoro. La nostra destinazione è questo ristorante che si chiama Fat Burger. Ma tipo fat, nel senso che è grasso e grosso anche. Ole, eccolo qua. Triple XXXL Challenge Wall of Fame. Ci sono tutte le persone che hanno completato la sfida. Io ho visto su internet quello lì, è tipo un panino da 650-700 grammi, quasi 2050 calorie di panino a $15, raga. Just the burger. Cioè, guardate qui il bun, dovrebbe essere o piccolo o largo. È arrivato il panino della challenge. Il giorno non rende dal video, ma è una capoccia ideale. Sembra anche veramente buono, tranne il pane forse. La carne sembra spaziale. Non resta che assaggiarlo. Quindi questo qui lo dividerò con Ale a cena e gli altri a casa ordinano già altri tre panini. Pane, insalata, pomodoro, cipolla, tantissimi cetrioli, cheddar a ogni fetta. È veramente abnorme. Salute. È buono, ma è buono, buono. Com'è possibile che in America questo sta a $15? Qui di fianco sta In-N-Out, con 6 euro te lo fa così piccolo. È geniale questo, ma è buonissimo. Dire, è succoso, ok. Non ci credo che è così economico. Il cheddar è perfetto, non è squilibrato in nessuna parte, cioè è un sapore equilibrato. Vuol dire che va in ogni direzione nella maniera giusta. Il pane non sa di alcol come tutti gli altri pani che abbiamo provato. Guarda, non è il pane più buono del mondo, ma a questo prezzo, in questa misura, $15 effettivamente. Ma no, ma è geniale. È super equilibrato. È buono, succoso, cremoso. Ok, Fat Burger non l'avevo mai provato. È stata una sorpresa come fast food. Ragazzi, questo video è bellissimo. Non solo sto a provare i cibi giganti, li troviamo anche buoni. Comunque, cavolata a parte, non ne ho mangiato a metà. Tutto il resto ha mangiato Digre. Come ti senti? Ma in realtà non è così pesante come challenge. Cioè, io ne avrei mangiato ancora. Ma secondo te quel coso era davvero 2000 calorie o di più? Secondo me, da quanto era grassa la carne, era almeno 3000. Allora, il signor Raff, vi ricordate quando dietro nel video ha detto che lui il cinnamon roll poteva farlo meglio? Ti ricordi, Francesco? Non sappiamo se è meglio, ma sicuro è più grosso. Quanto è grosso, frate? Tanto. Vediamo se sarà davvero più buono come ci ha promesso. Vieni. C'è Raff che vuole mangiarlo domani mattina. Ma io lo voglio adesso. Non è più buono di quello che abbiamo mangiato noi. Attenzione, mi sa che ci serve ancora la grassa sopra però, eh. Francesco, corri un attimo. Poi un attimo. È più buono di quello che abbiamo mangiato noi l'altro giorno? Sicuramente è più grosso. E più grosso significa più buono. All'aspetto ti dico che quell'altro è più buono, perché questo mi sembra che abbia una crosta troppo spessa. Però vediamo. Cioè, l'odore è incredibile, il profumo è incredibile. Siamo qui da 10 giorni e già facciamo le porzioni all'americana. Vi ricordate quando ha detto che il frosting lo faceva fatto in casa? Buffone, no, guardalo. Vi ricordate quando ha detto che il frosting lo faceva fitte? Comunque il frosting è devastante. Oh, che bello. Cioè, siete proprio muah. Mi fa morire. Amore, brucia. Abbiamo dimostrato che a volte anche Raff sbaglia. No. E questo è bene, perché lo porta su un piano più umile. Nella clip di poco fa eravamo a casa, però qui c'è un posto famoso per fare delle fette di pizza grosse quanto mia madre. Guarda, Francesco, una fetta di pizza. Esattamente così. Comunque ogni volta che lo inquadro diventa scemo, incredibile. No, non so intrattenere in maniera intelligente così all'improvviso. Comunque siamo da Big Mama's and Papa Pizzeria. Andiamo. Sicuramente quella è la pizza gigante. Molto gigante. Allora, qui fanno la egg gondola. Comunque è il posto più lercio dove siamo mai stati, eh. Boh, guarda i cartoni giganti di pizza, devi sapere. Oh cazzo. No, voglio questa. Giù a Giant Slice, Giant Pizzas. È un muro quella pizza. Ah, there is also this one. Madonna, è che è una casa. C'è più impasto qua che in tutte le pizze che ho mangiato in vita mia. No, non ha senso. Che facciamo? Prendiamo la gigante. Puntadito? Puntadito, bravo. Se esci tu, prendiamo la gigante. Se esco io, prendiamo solo la big slice. Porca vacca. Oh cazzo. No. La slice. Ho appena detto una cosa. Se in 7 finiscono quella, vinci $1000. $1000? Comunque mi sono appena ricordato il record che hanno fatto. Hanno consigliato la pizza più grande. Questa è delivery. Cioè, sta cosa qui che vedete è un delivery, raga. Ti rendi conto? Fanno delivery quella. Come la portano? Una smart, sicuramente. Comunque, cambio di programma. Abbiamo appena scoperto che se andiamo nell'altra location possiamo ordinare una slice di pizza. Cioè, perché questa è l'unica location che fa le slice
cioè che sono come la nostra pizza tonda, però un po' più piccole. Nelle altre location, che ce n'è circa una a 15 minuti da qua a Glendale, fanno una slice di pizza tipo così gigante. Andiamo perché siamo troppo curiosi. Siamo nella contea di Glendale. Perché chiamiamo contea? È bello, suona bene. Suona bene. Siamo a Glendale, ci siamo spostati molto a nord a Los Angeles, non siamo mai arrivati da queste parti. Per andare a mangiare la vera big slice di pizza di Mama's. Sono tipo le 4 di pomeriggio e non abbiamo mangiato niente. Spero che questa pizza sia buona perché ci serve. È cambiato da prima. È più luxury qui. Oh. Dove dal posto lercio di prima. Beh, posso dire che non mi dispiace troppo? Ah, bellissimo ragazzi. No. Oddio, è grosso, fra. Due pizze intere questa praticamente. Di più, sì, sì. No, no, no. Questa di quelle napoletane. Almeno 5 pizze, fra. Tutte le varie misure della pizza. No, ragazzi. Cioè, così è quella che volevamo prendere noi nell'altro. E questo non deve farlo qua. Porca puttana. Yeah, this one. Ok, ho sgravato. Comunque, alla fine, scherzando e ridendo, $80. E mangiamo per due giorni così. Sì, eh. 30-40 mila ci vogliono. Abbiamo recuperato Emily che faceva shopping e adesso avremo la tua reazione su sta pizza gigante. E noi l'abbiamo ancora vista, Mi state mettendo un hype assurdo. Abbiamo solo visto la scatola, quando vedrai la scatola capirai. Guarda che non è più lercio. È un po' sotto chic. Ma bellino. C'è tutta l'altra faccia così. Guarda che destra. You are for the big slice. Big papa slice. Thank you. Fai un video, posto su Instagram, vinci un volo gratis per l'Italia. A casa mia. Vado? Cioè, sicuro qua. No, ragazzi, oh, madonna. Oddio. Ma sembra finta, raga. Ma cosa ti hanno regalato? Scusa, ma da dove inizia? No, perché è tutta pizza questa. Questo è il cibo gigante per eccellenza di questo video, mi sa, Ma sono pure... Oh, conta bene. Allora, non mi vergogno a dire che mi invita. E so che tipo è unta come un barattolo d'olio. Mi sento in un episodio di Memphis Food. Abbiamo fatto mezza peperoni di pizza e mezza carnivora, quindi con salame, prosciutto cotto e salsiccia. Buon appetito, ragazzi. Oh, il sound sembra pure piacevole. Il pasto è anche buono. Anche il salame, pomodoro ci sta, è unta forte. Non so se si riuscirebbe a finire facilmente una cosa del genere. Cioè, guarda che strato di formaggio che c'è. In realtà è proprio una pizza fina, newyorkese, mista italiana. Quando mangi la pizza newyorkese, questo è lo stile. Il trucco è mettere la carne, che i grassi aiutano a cambiare il sapore di questa mozzarella che non sa di niente. No, infatti gli ho chiesto a Giovanni, ma perché non facciamo un pezzo margherita? Lui ha paura, margherita. Ma che non si mangia? Posso dirlo? Mi è concesso che è buona. Non ha niente di particolarmente buono, ma nel complesso è molto piacevole. Sì, dai. Per $80 in America è costosa, ma comunque ci mangiano 4 persone qua. Infatti io probabilmente adesso la chiudiamo, abbiamo i ragazzi che stanno qui vicino a Hollywood, ci raduniamo e mangiamo l'ultima fettina. Se fossi stato da solo avrei dovuto finire da solo, bro. Ora questa avanzata la portiamo ai ragazzi di là, ci stanno aspettando. Anche perché lo sapete, ok, fare cibo gigante, ok, fare quello che volete, cucinare. Non ho mai buttato cibo e non inizierò sicuramente adesso a farlo in America. Sono contento che in 6 anni di lavoro, cibi giganti o no, non butto mai cibo. Quindi è una cosa a cui ci tengo particolarmente da dire in un video del genere. Questo video era un pochino fuori dagli schemi, diverso dagli altri. Grazie a Francesco per essere venuti. Un'avventura veramente incredibile, ragazzi. Se volete risparmiare quando fate shopping online, soprattutto questo Natale, ci sono tantissime persone che fanno shopping oppure prenotano viaggi, Dreams e tantissimi altri siti. Vi basta scaricare l'app di Leti Shop, è gratis, lo trovate qua sotto in descrizione. Anche il Bonzini l'altro giorno l'ha scaricato. Strautile, cioè. È molto utile, soprattutto per risparmiare. Noi ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli. Ciao ragazzi.